Questa è la mia bulla, Vicky. Oh, ciao, perdente. Lei continua a dirmi che sono un fallito e mi bullizza. Ma poi ad una certa ci ha provato con me. Vieni qua, bel maialone. Questo è il professor Ho. Se non gli dai attenzione si arrabbia molto. E questo è il professore di ginnastica. Se non facciamo ginnastica ci insegue per farci fuori. Devo arrivare subito in classe, porca di quella vacca! Vai via, 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 veloce, 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 veloce. Qua, se no, la scuola purtroppo mi licenzia questa volta. Cioè, non è che mi licenzia, perché io non è che sono assunto dalla scuola. Però mi butta fuori per sempre. Allora, dov'è la mia classe? Non mi ricordo mai. È qua sopra, mi sa. Sì, 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 la quinta C, giusto? Ok. No, no, non importa, devo andare nella quinta C. Ok, perfetto, perfetto. Prof, mi scusi per il ritardo. Ah, ma non c'è nessuno, che strano. Oh, ciao, perdente. Ehi, che cosa vuoi da me? Chi sei tu? Sono una bellissima ragazza, non mi vedi? Non, allora, ognuno ha i suoi gusti, però insomma, dovresti star lontana, dobbiamo metterci a posto anche perché poi arriva il professore e ovviamente mi metto dietro all'ultimo banco perché non voglio che poi dopo mi guardino. Sai, sei un po' scemo. Ma che cosa vuoi? Ma scusami, ma chi sei? Vattene a fare in culo. Ma oh, non si dice. Devo uscire però ad andare in bagno. Tu, non so chi tu sia, quindi scusami. Ciao, ciao. Chiude la porta. Ok, bene. Oh, Madonna, che gente strana che c'è. Scusi, dimmi dica. Ma lei chi è? Sono uno studente. Stavamo aspettando il prof, ma visto che non c'è, pensavo di andare in bagno anche perché ho corso. Forse sono io il professore. Stavo finendo di registrare un video. Ma in che senso? Stavo finendo, vedi questo? Questo è un telefono molto potente, più di quel che pensi. Okay. Questo registra tutti i video che vuoi. È di ultima generazione, della mia generazione. Ok, e quindi lei fa lo youtuber su questo telefono? Esatto. Complimenti, e quanti iscritti ha? Ne ho tantissimi. Tanti, immagino. Tutti della mia gioventù. Della gioventù, quanti anni ha lei? Parecchi, parecchi, da molti anni. Ok, va bene, ho capito. Posso andare in bagno? Sì, però devi fare presto, devi entrare in classe, altrimenti mi arrabbio. Ok, va bene. Uè, ragazzino, devi entrare in classe, che ci fai qua? Sono andato in bagno come mi ha detto lei, mi devo lavare le mani. Devi fare presto, in classe, forza. Va bene, però mi scusi, perché? Perché qui non puoi stare. Cos'è che c'è qua? C'è il bagno. Il bagno non può essere occupato perché devono entrare altre persone. Non c'è nessuno. Io. Ci sono io, però. Vabbè, ho capito, va bene, mi scusi. Allora, guarda, io non so che dire. Onestamente, stai zitto, io sono la tua bulla e adesso ti faccio fuori. No, 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 che cosa vuoi da me? Sì, te ne sei andato, te ne sei andato. Allora, io devo farti fuori. No, 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 allora, ascolta un attimo, ragioniamoci su, per favore. Cioè, non c'è bisogno di... No, 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 per favore, allora vai a fare, io ti odio. Ma non ci siamo mai incontrati, cosa vuoi da me? Ma perché io sono una bulla, è questo che fanno le bulle, odiano, no? Ok, 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 va bene, hai ragione ad odiare, va bene, hai ragione, sei una bulla, devi fare così, giustamente, ma ascoltami bene. Qua c'è qualcun altro che deve essere odiato, il prof, guardalo lì, il prof è un po' strano perché mi ha detto di non entrare nel bagno e sta sorvegliando il bagno per qualche strano motivo. E ha detto che devono entrare altre persone, solo che non c'è nessuno. Come caspita è possibile? Questo in effetti è un po' strano. Ma non distraermi! Non mi devi distrarre! Non mi devi distrarre! Non mi devi distrarre! Ti prego, non fare così, mi stai spavendo. Non mi devi distrarre, vaffa! Non mi devi distrarre, brutto bastiano! Hai capito? Hai capito? Ok, va bene, va bene, va bene. Ok, non ti distraggo. Cosa vuoi fare, quindi? Ti devo picchiare! Ti devo picchiare! Oh! Ho capito, scusa. Va bene, basta. Ok. Ho preso, va bene. Ok, bene. Che ne dici di andare fuori classe? Tanto non c'è nessuno. Ma sei impazzita, c'è il prof, non possiamo. Sì, tanto adesso sta per suonare la campanella. Oddio, ma hai ragione. Hai ragione, come hai fatto ad indovinare? Vedi? Io sono veramente in un indovina. Ma davvero fai questo come lavoro? No, stronzo! Ok, andiamo via prima che sia troppo tardi. Hai sentito che versi fa? Quello là mi fa paura. Ma chi è? Scusa, ma poi tu come ti chiami? Mi chiamo Vicky, piacere.
Vicky, ok, allora io mi chiamo Dunis, Dunis Place. Non so se mi hai visto in giro, probabilmente sì. Oh no, non ti conosce nessuno, sei un fallito. Ma come? Ma scusami, eh. Vabbè, è vero, è fallito, fallito. Ah, guarda che schifo che fai. Per favore, smettila. Io non so chi tu sia e non so perché mi stai inseguendo. Dai, su, andiamo. Dobbiamo andare a giocare a pallavolo. Forza, andiamo. Ok, fammi strada, vai. Vediamo un attimo. Perché io non sono, sono abbastanza nuovo. Dall'altra parte dovresti andare perché non è da lì che... Ok, dovresti farmi strada tu. Stai zitto. Allora, ti devo... mettere un dito da qualche parte? No, 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 per carità. Dove vorresti metterlo? Nell'orecchio. Andiamo, forza, su, su, su. Bene. Ok, andiamo, va bene. Dunque, chiudiamo tutto quanto qua, perché sennò c'è... Oddio, stavo per cadere, ma sono pazzi, non mettono le protezioni qua. Ma scemo, non sai nemmeno camminare sulle scale. Ok, qua dovrebbe esserci il professore. Guarda, Vicky, ci sono delle palle qua. È vero, wow, che bello. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, lei è il prof? Io sono il professore di ginnastica. E oggi, indovinate un po'. Dica. Faremo pallacanestro. Prendete questa palla e dovete fare canestro. Ok, va bene, ma noi non abbiamo voglia di giocare. E dovete farlo perché sono il professore e comando io. Giustamente, cioè, è esattamente così che funziona. Va bene, andiamo Vicky, facciamo quello che dobbiamo fare, sennò... Mi raccomando, fate i bravi. Che perdente, tutto muscoli ma niente cervello, guarda. Hai ragione, guarda, infatti. È proprio ciò che penso io, buttiamolo nel canestro. Okay. Ragazzi, fate i bravi che vado a prendere il caffè. Va bene, vado a prendere il caffè. Ma io non riesco, come si fa? Aspetta, mi sa che dobbiamo prendere... Sto spaccando tutto, giusto perché... Mi sa che dobbiamo alzarci, perché siamo un po' troppo piccolini, Minger. Ma no, non ce la facciamo, Vicky, come facciamo? Ma adesso tu sei proprio un perdente. Ah, guarda me invece, non so. In che senso? Ma non riesci, sei stupida, proprio come tua madre. Come ti permetti? Come cacchio ti permetti? Ma scusami, Ma senti un po', aspetta, possiamo smettere per un secondo? Per favore, basta. Basta, lo decido io, hai capito? Hai capito che lo decido io, basta. Va bene, scusa, va bene. Però guarda, dov'è il professore? Ha detto che andava a prendere il caffè. Che aspetta ha detto? Mi pare di sì, Dunis, guardati dietro. Perché? Sembri spaventata per la prima volta. Stai zitto, scemo, e guardati dietro, ora! Ok, va bene, che cacchio... Oh, ma c'è il professore. Hai visto quello là? Ma che cacchio vuole da noi? No, non lo so, ma perché ci sta spiando dalle frasche? Continuiamo a giocare, dai, perché sennò questo qua ci mette la nota come minimo. Ma non hai capito, questa scuola è strana, non è normale. Non va bene così, non va bene che ci osservino dalle frasche. Poi c'è l'altro professore strano che io prima l'ho sentito. Praticamente aveva detto che era andato da una professoressa e aveva fatto qualcosa. Cosa aveva fatto con la professoressa? Ma brutte cose, veramente brutte. In che senso? Aspetta, cioè... Non quello, stupido. Proprio un'altra cosa, proprio... Si parla di un segreto della scuola. Dai, per favore, smettila. Comunque, guarda qui cosa ho messo. Ho messo la palla. Ah, perdente, l'ho messa io in realtà. Comunque io mi sono stancato, basta, non ho più voglia di giocare. Uè, chi è che non vuole più giocare? Venite qua! Ora vi devo ammazzare! Ah, scappa! Hai ragione, oddio! Dovete giocare, energia, forza! No, ai, vieni. Ah, scappa! Ma cosa vuole questo pervertito da noi? Aiuto, per favore, aiutateci, ragazzi! Per favore! Venite qua, non potete scappare! Vicky, dove ci nascondiamo? Energia! Sopra, forza, vieni con me! Come energia? Perché sta dicendo energia? Ma sto qua è impazzito! Senti, nascondiamoci in una classe tipo... Oh no, vieni con me qua dentro, nascondiamoci qua, no. Oh, per favore, no, siamo in pericolo. Toc, toc, dove chiudi siete? La porta, perché non chiudi la porta, brutto? No, per favore. Ah, perché è stata tutta colpa tua, Dunis, tutta colpa tua, scemo. Ma è stata colpa, perché non hai chiuso la porta? No, scappiamo, via. Ho trovato questa classe, qui non ci troverà mai. Ok, entriamo. Ah, eccomi qua, volete vado a scappare? Avete voluto fare la pausa? Perfetto, adesso siete qui in punizione. Ma che cosa vuol dire? In che senso siamo in punizione? Non potete uscire. Vi siete scocciati, qui c'è l'energia. Non dovete mai fermarvi, mai. Dovete essere sempre energici, carichi, non dovete mai fermarvi. Avete infranto la regola più importante di questa scuola. Ci scusi professore, va bene. Per favore, ci lascia andare però, Siete in punizione, quindi ora rimanete qua.
Per favore, ci lascia andare. Non possiamo restare qua. Cosa vuol dire? È illegale quello che sta facendo. Rimarrete qui finché non avrete l'energia di spaccare i muri con le mani. Comunque è coerente con la sua... È coerente comunque con i suoi pensieri. Però veramente lei è un fuori di testa. Ok, ma se n'è andato. Ok, ferma un attimo, chiudiamoci dentro. Vieni Vicky, andiamo, questi qua sono completamente fuori di testa. Però sai, ti ho un pochino riconsiderato. Vieni qua, bel maialone. Cosa? Cosa vuol dire? No, Vicky, cosa vuol dire? No, io, bro, stai lontano. Stai lontano. Uè, che succede qua? Niente, professore, cosa, lei che cosa ci fa qua? Voi piuttosto che ci facete qui in quest'aula? Come parla, ma mi scusi, Io sono il prof Ho. Ho, ho capito, lei è il prof Ho, che cosa vuole? Ma quindi prof, mi scusi, può aiutarci per favore ad uscire da questa classe che siamo bloccati? Infatti, sì, aiuti. No, no, prima devo caricare questo video su YouTube, il mio video, per i miei colleghi. Ma cosa sta dicendo? Ma ok, va bene, ma prima... Vicky, ma cosa è successo? Non lo so, mi sta facendo paura, aiuto Dunis, aiuto. E ho capito, ma tu sei la bulla, no? Sì, infatti, questo è un perdente figlio di una scrofa, però davvero io non so cosa farci. Uè, senti, bulletta, tu la devi finire. E qui non va, qui siamo in una scuola, hai capito dove stiamo, no? Ah, ti, beh, becca di questo sedere, di. Mi scusi, no, allora, mi scusi, non è un po' comportamento appropriato per io un posso professore. Farlo, sono il professore, posso fare tutto per... No, ma non è vero, per il corpo... Mi scusi, ma cosa sta dicendo? Stai zitto! Oddio, Vicky, vieni con me, sta diventando pericoloso. Vieni con me. Non mi fai arrabbiare. D'accordo, Vicky, vieni. Scappa, via. Ah, scappiamo. Dunis, scappiamo, ce ne via. Allora, Vicky, che caspita di professori sono questi? Me lo dici? Non è normale tutto questo. C'era il professor Ho, che è completamente fuori di testa e che è tipo uno che è abbastanza strano, un po' istrionico, cioè vuol dire che attira la nostra attenzione, che carica video su YouTube, probabilmente anche uno YouTuber un po' fallito. E poi dopo ci siamo noi. Cioè no, aspetta, c'era anche il professore, quello là che ci diceva energia portami via, una roba del genere, che tipo faceva l'energia. Ma che professori sono questi? Non è normale. No, infatti, ma sono tutti dei perdenti e non alla mia altezza. Ma Vicky, ok, d'accordo. Però veramente questa città, in effetti devo renderti quello conto di ciò che stai dicendo. In effetti hai ragione. Aspetta, tu stai dicendo che io ho ragione? Sì, Dunis, e purtroppo devo ammettere che tu hai ragione. Cosa? Dunis ha ragione? Vicky mi ha detto che ho ragione? Sì, ma non prenderci troppo l'abitudine, è perdente, hai capito? Ok, va bene, scusami. Però adesso andiamocene via prima che arrivino. Dobbiamo capire meglio che cacchio c'è in questa scuola del cacchio, perché non ne posso più. Purtroppo è più da un anno che succedono queste stranezze all'interno di questo istituto scolastico. Qui le cose non vanno bene, c'è qualcosa che non va. Hai ragione.